Che cos'è e come funziona la vaccinovigilanza in Italia? La farmacovigilanza, di cui la vaccinovigilanza è una parte, è nata negli anni 60. Comprende le attività di raccolta, valutazione, analisi e comunicazione degli eventi avversi che si possono manifestare dopo la somministrazione di farmaci e vaccini. Un evento avverso a un vaccino è definito come qualsiasi manifestazione spiacevole che si verifica successivamente alla sua somministrazione, ma che non ha necessariamente un nesso di causalità con il vaccino stesso. La vaccinovigilanza permette di analizzare il rapporto beneficio-rischio di ogni vaccino e accertare che questo rapporto si mantenga favorevole nel corso del tempo. In presenza di un evento avverso che si è manifestato dopo la vaccinazione, operatori sanitari e cittadini possono inviare una segnalazione via mail o fax al responsabile di farmacovigilanza oppure attraverso il sito vigifarmaco.it. Ogni segnalazione viene analizzata perché la comparsa di un evento avverso dopo il vaccino non implica necessariamente che la causa sia il vaccino stesso. Per questo motivo le segnalazioni raccolte nel database della Rete Nazionale di Farmacovigilanza dell'AIFA vengono esaminate singolarmente. La procedura consente di smentire o al contrario confermare il nesso con il vaccino. In questo caso si procede a quantificare il rischio legato alla somministrazione. Infatti gli eventi avversi sono molto diversi tra loro, sia per gravità sia per frequenza. Nella maggior parte dei casi si tratta di eventi lievi, pochi sono gli eventi gravi. Le attività di farmacovigilanza non vengono svolte solo a livello nazionale, ma si estendono anche alla rete europea Eudravigilance e a quella mondiale dell'OMS. La possibilità di analizzare i dati provenienti da molti paesi in tutto il mondo aumenta le dimensioni delle popolazioni studiate e permette di evidenziare anche eventi molto rari. Il sistema di vaccinovigilanza italiano è uno tra i migliori in Europa. Infatti, secondo l'OMS, tra i paesi a maggior tasso di segnalazione, l'Italia risulta quella con la più alta qualità delle informazioni raccolte.